Consigliere, vista la sua esperienza, insomma, tanti anni a capo di questo comitato, il 19 riparte l'eccellenza, il 19 settembre, oggi i calendari, un consiglio da dare non solo ovviamente allo stesso comitato, ma anche e soprattutto ai dirigenti, ai presidenti e ai calciatori. Allora, il comitato non hanno bisogno di consigli miei, anche se devo dire che la mia partecipazione soprattutto nella comunione di intenti, di idee è sempre forte con Ezio e con tutto il consiglio direttivo, con Ezio Memmo, e quindi stanno lavorando in maniera alacre, in maniera spaventosa, soprattutto sulla formazione dei dirigenti e nell'ambito anche di quelle che sono le nuove idee che stanno portando avanti e che sono oggi espressione anche in questa celebrazione che noi facciamo della ripartenza del campionato d'eccellenza. A tutti i dirigenti, non solo a quelli di eccellenza, io invece voglio portare avanti il discorso che fa il presidente Gravino all'interno del Consiglio federale con tutte le componenti, che il calcio sarà sostenibile nelle idee, nella socialità che porta, nell'aggregazione, nella ripartenza, nel creare emozioni e felicità, se tutti quanti noi insieme facciamo un passino indietro, sappiamo rinunciare a egoismi particolari e soprattutto riusciamo proprio tutti quanti insieme a fare in modo che ci sia una sola squadra, che è quella delle società, delle istituzioni che supportano queste società e del Comitato regionale Abruzzo.